oppure delle stare che sembrano salire verso il cielo e poi invece si vede quando invece siano in bilico, quindi è un salire che invece sembra un cadere. Lo stesso processo di metamorfo avviene anche nell'arte di Francesca, da un punto di vista forse più femminile, nell'interrogarsi di qual è il ruolo della donna oggi in questa società dell'apparenza. E così lei trasforma degli studi con i pizzi, che sono i pizzi della tradizione della femminilità, che non è solo un pizzo senza senso e senza testa, non è solo intuito, ma anche pensiero, riflessione, tradizione, interrogare tutti quelli che sono i simboli, insomma anche archetipi in qualche modo. E fa di questa sua arte un'arma che è seduzione, ma nello stesso tempo è proprio l'arma nella quale lei tutti i giorni si trova ogni mattina a dover combattere per in qualche modo far passare anche un linguaggio femminile che non sempre è cattivo e violento, ma passa anche attraverso appunto la finezza, suggestive, pertanto anche i suoi rossetti diventano delle cartucce di metallo forti, diventa la caccia, diventa la caccia con tutto con l'arte della caccia, che l'arte della caccia è anche del colpire questa società. Ecco, quindi ritengo che